Buonasera, ciao Irene, come stai? Tutto bene? Ho poca voce stasera, ho avuto l'influenza 2 settimane fa e mi ha lasciato questa voce un po' strana, però riesco a parlare lo stesso. Allora leggerò poi pian piano i commenti. Ciao Roberta. Ciao Angela, come state? Tutto bene? Ciao Milly, ciao. Ciao Cinzia. Ciao Roberta. Ciao Adele, ciao Fabiola. Buonasera Salvatore. Allora faremo un'altra diretta poi su Focus. Ciao Giovanna, ciao. Ciao. È il 22 dicembre. Facciamo gli auguri di Natale. Ciao Maria Rosa, ci vediamo domenica. Venite tu e la Rita. Siamo d'accordo anche con tutti gli altri che poi ci fermiamo a cena. Ciao Daniela. Buonasera a tutti. Ciao Rosanna, ciao Cinzia, vi saluto un attimo, poi iniziamo a parlare. Ciao Maria, ciao Lalla, buonasera. Allora ringrazio sempre Anna ed Enrico per la possibilità di questa diretta, così riusciamo a stare un po' insieme, a parlare un po'. Ciao Simona. Scusate, ma ho ancora un po' di tosse e ho questa voce rauca. Ciao Angela, buonasera. Ciao Giovanna. Dov'è Pogliano? Ricordami dov'è Pogliano. Però non ho date in programma adesso. Ciao Patrizia, ciao Angela. Ciao Anna, grazie. Ciao Stefania. Dov'è Pogliano? Ciao Cri, ciao amore mio, ciao. Un abbraccio anche a voi. Lo sai, ci sono delle temperature e poi qui da noi sono tutti ammalati con questa forma di tracheite. Però sto molto meglio. Sto molto meglio. Allora, schizzo, stai buono? Anche per me, Cri, non ti vedo, ma ti sento. Oggi ho sentito tua nipote. Allora, a provincia di Milano, può essere che in primavera ci venga, poi mi metto d'accordo con, mi sfugge il nome adesso, con Grazia. Ciao Delizia, che bel nome Delizia, Delizia Alessandra, che bel nome. Allora, sapete, penso che la maggior parte. Ciao Titta, ciao, ciao. Palermo. Mariella, ciao Mariella. Ciao Stefania, siamo un po' da tutte le parti, eh. Buonasera Anna. Allora, è uscito il mio ultimo libro, non voglio farmi pubblicità e voglio parlare dei genitori che hanno partecipato al mio libro. E verrò penso in primavera, Patrizia, penso marzo, febbraio, marzo, sicuramente faremo un'altra data a Modena. Buonasera Caterina. Buonasera Feli. È uscito il mio ultimo libro, La voce del cuore. Ciao Silvana, ci tornerò, ci tornerò. Buonasera Daniela. Si chiama La voce del cuore e sono praticamente tutti i messaggi. Ciao Terry, che ragazzi, tanto carina la Terry, molto carina. Ciao Maria, anche se la conosco solo virtualmente, ma è stata molto carina. E ci sono praticamente tutti i messaggi dei ragazzi che danno ai genitori, perciò Adele, Cristiana, Laura, Barbara, Paola,
Sabrina, sono tutte le mamme che hanno partecipato, che mi hanno mandato, buonasera a tutti, hanno mandato i messaggi che hanno ricevuto per dare testimonianza, no? Che loro ci sono, che comunque danno dei messaggi di speranza, danno dei messaggi bellissimi. Francesca, io non do messaggi in diretta e non do messaggi a distanza. Parliamo sempre di loro, ma non do messaggi in diretta, non faccio contatti a distanza o in diretta. Ed è molto bello perché ci sono le emozioni dei genitori. Le emozioni dei genitori, no, ci capito a Roma. Sono stata anche 2 volte quest'anno, sono stata sia a Roma che ad Anzio. Sono stata a Roma a luglio e ad Anzio sono andata a settembre-ottobre da Cristiana. Bene, Irene, sta bene, sì, si è caricato col messaggio, mi ha dato un po' di sollievo, sono contenta, è molto carino tuo figlio, è proprio una persona dolcissima. E niente, ed è bello perché ci sono proprio le emozioni dei genitori dentro, ogni giorno danno prova di quello che fanno, di quello che vogliono dire, di quello che ci vogliono far vedere, no? Ci vogliono far capire. Io stasera volevo parlare di una cosa, secondo me, che è molto importante perché sento le domande che mi vengono fatte. Bene, bene, Irene, bene. E sì, Mariella, infatti non li do. E volevo parlare di una cosa, secondo me, molto importante, che aiuta tanto comunque ad accorgerci di quello che ci accade nella vita, di quello che ci succede giornalmente, perché arriviamo, no, non ci vengo a Cuneo Terni, guarda, farò pochissimi viaggi perché ho veramente tanta gente a casa e sono anche stanca di viaggiare sempre, perciò riceverò a casa e faccio veramente pochi viaggi, perché diventa un problema, un po' per gli animali, un po' per me, che insomma ho viaggiato tanto in questi 4 anni. Cioè, sono anche un po' stanca. Buonasera, Pina. Ti è piaciuto, Angela? Eh beh, c'è anche la tua, c'è anche del tuo nipotino. Bellissimo, tuo nipotino. E volevo parlare dell'importanza che ha la nostra anima, perché siamo abituati a vivere su questa terra molto con la mente, con il corpo, in modo molto materiale. Però quando arriviamo qui, la cosa più importante e più aperta che abbiamo, quella che si avvia sulla vita terrena, è l'anima. La lasciamo da parte con la materialità, perché poi subentra il fatto del materiale, il corpo, la mente, il pensiero, le preoccupazioni, le gioie, i divertimenti, tutto quello che fa parte comunque della vita terrena. Invece, se riuscissimo a mantenere l'anima, l'anima è quella che ha i ricordi, l'anima è quella che ha le spiegazioni. L'anima è quella che sa come comportarsi, quello che deve imparare, non come comportarsi, ho sbagliato a dirlo. Ciao Anna Maria, ciao. E l'anima è la parte più importante che noi abbiamo e dovrebbe essere sempre tenuta in equilibrio e sempre tenuta con grande manutenzione, chiamiamola così, no? Usiamo una parola terrena. Tenendola pulita, cercando di tenerla collegata e sempre in equilibrio con il nostro corpo, con il nostro cuore e la mente. Sono parti molto importanti che vanno collegate, perché a volte, sempre, i messaggi e i consigli, anch'io Anna ti abbraccio, un grande abbraccio, tutto quello che ci viene consigliato, quello che è meglio per noi, quello che dobbiamo capire, è comunque raccolto nell'anima, perché l'anima ha grande memoria di tutte le altre vite e di tutto quello che noi abbiamo deciso comunque prima di arrivare su questa terra. Poi è giusto ed è normale che non tutto si ricordi. Buonasera Daniela, però il fatto di poterla tenere pulita e collegata ci aiuta veramente tanto a capire il nostro compito su questa vita e a capire qual è la cosa che ci fa stare meglio. Perciò l'anima è veramente una cosa che noi abbiamo e che lasciamo da parte, invece no, dobbiamo tenerla in equilibrio e tenerla collegata. Non so se vi capita mai di
di incontrare persone sicuramente, perché capita a tutti, di incontrare persone e di avere l'impressione di conoscerle da sempre, di avere l'impressione che un fatto sia ciao Maria Rita, un bacio, ciao Ilenia, di conoscerli da sempre anche se non li avete mai incontrati, di vedere delle scene che li chiamano i déjà vu, no? Io non li chiamo déjà vu, chiamo semplicemente fatti che sono accaduti in un'altra epoca, in un'altra vita, e che noi ricordiamo in quel momento, no? Che incontriamo le persone che già abbiamo vissuto in altri periodi della nostra vita completa, di altre vite. Perciò questo è quello che ci dice, dai, schizzo, vai giù, vai giù. Scusate il gatto che è saltato sul tavolino. Ed è proprio il ricordo dell'anima che ci porta a vedere questa cosa. Ciao Raffaella. Ed è proprio il ricordo dell'anima, il vissuto dell'anima che ci fa ricordare e capire quello che vediamo in quel momento o le sensazioni a volte che abbiamo, no? Tanti, tanti, Anna Maria, tanti, tanti abbracci. Lo sai che ti voglio bene. Buonasera, Romina. Perciò è il collegamento anche che ci aiuta a sentire quello che ci viene detto dalla sua, quello che ci viene dato come contatto, come parola, come sensazione, come abbraccio, come aiuto. Ed è importante mantenerla. Si chiama schizzo, Romina. Io ne ho 30 di gatti, questo nero si chiama schizzo. Poi ho Budino, che l'ho preso dalla mia amica Cristiana, di una ragazza che se n'è andata di là. Poi c'ho la Trudy qua vicino, ho la Morgana, ho Mordicchio, ho Bignè che è lassù in alto e gli altri sono in cucina vicino al camino. Qui c'è la Morganina, la strega, te la faccio vedere. Questa è la mia streghetta, guarda, la streghetta. Questa è la mia streghetta. Schizzo, schizzo arriva da Modena, l'ho adottato a Modena. Ed è per quello che a volte essere troppo materiali, essere troppo terreni, ci porta a isolare l'anima, no? Invece è molto importante tenerla. Se avete delle domande, aiutatemi, così parliamo insieme e se quello che posso, quello che so, ecco, riferisco, ma io non è che so tutto. Ciao Silvi, ciao Anne, bella, bella la mia Morgana, una streghetta. Poi c'è Occhiolino, che è quello cieco, ce l'ho qui da parte, che è un ciccione bianco e nero. Ciao Enrico, come stai, amore mio? Ciao, ciao. Abbiamo fatto normalmente perché non andava la piattaforma, però la prossima volta faremo tutto come hai deciso tu. Tanto ci vediamo comunque lo stesso. Un belli, eh? Un belli, sì. Grazie a te, tesoro, grazie a te. E stavo ben dicendo questa cosa. Se hai qualche domanda, fatemela che mi hai aiutato. Romina dice, ho Silvestrina e Grigina. Silvestrina sarà bianca e nera, penso, immagino. Sì, l'importante è stare insieme, Enrico, eh? L'importante è stare insieme. Buonasera, Ada. Perciò sì, anche i gatti sono importanti perché hanno un'anima incredibile, hanno un'anima magica. Cinzia dice, dimmi per ascoltare l'anima cosa bisogna fare concretamente. Allora non è che devi ascoltare l'anima, la devi tenere in equilibrio, devi vivere con la tua anima, devi farla tua perché è tua, l'anima fa parte del corpo, non è che devi ascoltarla, devi proprio vivere con la tua anima, tenere una parte aperta di te. Anche io ti voglio bene Enrico, anche io tesoro. Adele sono belli i miei gatti, l'Adele viene sempre a casa mia. L'altro giorno è venuta con suo marito, con Franco, che mi hanno aiutato a mettere sul telone nella mia veranda per proteggere la Nale e la Gigia che stanno lì in veranda, non vogliono entrare. Sì, gli stivaletti bianchi e nera. Perciò non è che... Francesca dice, mia figlia aveva i gatti, anch'io tanto. Abbiamo donato una casa di legno, brava, brava, brava Francesca, brava, brava Francesca e brava Valentina. Ciao Nicoletta, ci vieni domenica, ci vediamo allora domenica a Desenzano.
Ciao Giuseppina, ciao tesoro, come stai? Perciò bisogna mantenerla in equilibrio, fa parte di noi. Io la difficoltà che ho avuto quando ero ragazzina era proprio di avere più equilibrio con l'anima, di vivere più con l'anima, perché Raffa avrebbe voluto portare a casa, sì, me l'aveva detto, è arrivato il padrone, sì, ma sta bene, perché mi faccio mandare le foto, della piccolina. E avevo difficoltà a vivere con la mia mente e con il mio cuore, perché avendo collegamento con l'altro mondo, chiamiamolo così, con la nostra casa, ero più dall'altra parte che del mio corpo terreno, perciò io ho fatto più fatica a collegarmi con il corpo che con l'anima. Allora Irene dice: no, ho letto Giuseppina, no, ho letto una domanda che mi piace molto. Angela che dice: cosa ne pensi del patto tra anime? Ma è quello che dico continuamente, il patto che facciamo prima di arrivare qua. Siccome di là vive l'anima, non c'è il corpo. Il patto che facciamo è il patto tra le anime. Decidiamo quello che dobbiamo fare su questa terra quando siamo di là. E decide l'anima, e questo è il patto dell'anima. Non è niente di che. È quello che io dico in un modo molto semplice, no? Che decidiamo prima di venire su questa terra quello che dobbiamo fare. Questo è il patto delle anime. Non è nient'altro che questo, secondo me. Roberta dice: cosa farete a Desenzano? Ho la presentazione del mio libro a Desenzano. Poi metterò ancora la locandina sulla. C'è la presentazione del libro, poi abbiamo un rinfresco, si sta un po' insieme. Si sta un po' insieme. Ciao Roberta, ciao. Perciò chi vuole venire, poi metterò ancora la locandina comunque. Che c'è la presentazione del mio ultimo libro, ma è un modo per stare insieme, per fare un aperitivo, si fa in questo showroom molto carino. Spero anch'io, Nicoletta, che tu venga. Allora vado avanti con le domande. Sì, si sta un po' insieme. Chi decide? Romina dice: chi decide che corpo deve assumere l'anima? Beh, la nostra anima la decidiamo noi. Noi decidiamo in che modo vivere, con chi vivere. E cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo superare in base a quello che abbiamo imparato nella vita precedente, che non riusciamo a saperlo materialmente quando siamo umani, perché, come dico, dimentichiamo, no, alcune situazioni. Caterina dice: mi spieghi la differenza tra anima e spirito? Ma non credo che ci sia differenza, sai Caterina, adesso io non sono una esperta in queste cose. Io sono esperta per quello che mi dicono loro. Per me non c'è differenza. L'anima è spirito. Daniela dice: vorrei tanto comunicare con la mia mamma, non la sogno mai, ma ho la sensazione che sia addolorata. La cerco ovunque, ma la sento distante. No, tesoro, no, Daniela, non è addolorata tua mamma, probabilmente lo sei tu. Il fatto di sentirla distante è perché probabilmente sei chiusa, hai i canali chiusi. Proprio dal dolore, dovresti stare un po' più serena a parlare con lei. Guardate che è il metodo più semplice per poterle sentire. La serenità, lasciare andare, a volte abbiamo dei sensi di colpa, abbiamo dei problemi che ci staccano da quello che è la nostra anima, appunto, o il nostro spirito, come volete. Ed è importante comunicare con loro, parlare con loro e stare sereni. Probabilmente il fatto di sentirla addolorata è perché tu sei addolorata, loro non lo sono, non sono mai addolorata, non sanno cos'è la sofferenza dall'altra parte, non la sentono, sanno cos'è ma non la sentono. Nicoletta dice: metti tutto anche orario dove è un po' di tempo che non ti vedo, un bacione. Sì, alle 16 del pomeriggio, ma sulla locandina l'avevo già pubblicata, avevo già pubblicato la locandina. Silvi Forgé dice: Susi, quando ce ne andiamo è obbligatorio reincarnarsi? Ma io, guarda, non lo chiamerei un obbligo,
È qualcosa che capiamo che è da fare, cioè, secondo me non è un obbligo. Il fatto che desideriamo le varie vite. Quando siamo di là abbiamo desiderio di vivere ancora per poter evolverci sempre di più, no? Per imparare sempre di più. È come se fossimo dei grandi studiosi che amano la scuola e che vogliono continuare a studiare. Ma non parlerei di obbligo. È una decisione che viene comunque da noi, voluta e sentita. Gabriella disse: "Buonasera, scusi, la mia mamma, aspetta, che non vedo, si chiamava così, l'ho persa quest'anno, ma perché non l'ho mai segnata? Perché non riesco ad avvertire la sua presenza?" L'ho appena spiegato, Gabriella, è il dolore, non l'hai persa, hai perso il suo corpo, ma lei c'è ancora. Non l'hai sognata perché, lo ripeto, il dolore chiude i canali. Non riusciamo ad essere aperti quando siamo addolorati, preoccupati. Bisogna cercare, sì, di piangere. Oggi è venuta una signora, ho fatto contatti tutt'oggi anche, li faccio tutti i giorni, e una ragazza molto carina che ha sentito la sua mamma e ha detto: "Non vorrei piangere perché sono contenta di sentire." Gli ho detto: "Guarda che si deve piangere, si può piangere. Siamo umani, il pianto è un'emozione, è uno sfogo, è qualcosa che dimostra che amiamo, no? Perché poi il dolore è sintomo di amore. Se non ce ne frega niente di qualcuno, non stiamo male, non piangiamo. Se invece piangiamo, soffriamo è perché abbiamo amato questa persona, perché la amiamo. Perciò si piange tranquillamente." Mi ha fatto una grande tenerezza perché non voleva far star male la sua mamma, no? Gli ho detto: "Guarda che non sta male." Cioè, a parte che piangeva per l'emozione che aveva avuto per sentirla, perché era contenta di averla sentita, ma loro non è che stanno male se noi piangiamo, ci stanno accanto e cercano di farci piangere senza soffrire, senza dolore, senza disperazione. Si piange a volte anche per gioia e per emozione, a me capita. Anna dice: "Ci sono degli incontri particolari che poi ci fanno fare un cammino spirituale che mai avremmo pensato di fare." Ci sono degli incontri particolari che poi... Ma guarda, tutto è guidato da loro, sai? Cioè, siamo delle marionette noi poi alla fine. È vero che abbiamo delle scelte in vita, a volte sbagliamo anche a farle, a volte le facciamo giuste, abbiamo un percorso segnato da fare, però anche chi incontriamo sulla terra è comunque già una scelta, no? Perciò penso che sia proprio tutto segnato. Tutto quello che incontriamo sulla terra ci insegna ogni cosa, il dolore, un incontro, una conoscenza, un distacco, un amore, tutto quello che facciamo sulla terra ci insegna qualcosa. Allora, dice Daniela, dice che è vero che è tanto sofferente. Ciao, benvenuta, ciao. Ciao Maria Laura. Allora, aspetta, eh. Ma no, Silvia, invece di là, quando sei di là, hai voglia di tornare. Ma io anche adesso, ti dico la verità, anni fa dicevo di no, che non ne potevo più, anzi volevo andare di là. Invece, quando ho capito il vero senso della vita, quando ho capito, che la vita è bella, poi alla fine che ci dà tante cose, non vedo l'ora di tornare perché ho tante altre cose da fare. Lalla dice: "Sento aria fresca ogni tanto nella guancia sinistra." Cosa può essere? Possono essere carezze loro. Si fanno sentire in mille modi. Ciao Silvi. Caterina dice: "Parlare devo farlo col cuore e con la mente. Io parlo a mio figlio con la voce guardandolo nella foto, mi sente così." Ti sente in tutti i modi, però secondo me è molto importante parlargli a voce, perché abbiamo delle vibrazioni, abbiamo un'energia nella voce e ci sono delle vibrazioni particolari che ci aiutano a comunicare con loro e a sentirli un po' di più, a collegarci, ad avere un collegamento. È importante parlare con loro ad alta voce. Graziella dice: "Pubblica il post." Dice: "Sì, poi lo pubblico, ma l'avevo già pubblicato, l'ho già pubblicato un paio di volte." Roberta dice: "La mia mamma ha lasciato il corpo 23 agosto, sabato notte l'ho sognata, mi telefonava e mi parlava tanto, le ho chiesto come stai."
Leo bene. Cosa vuol dire Leo bene? E tu come stai? E starà bene. Stanno bene tutti. Stanno benissimo di là. Bene, se l'hai sognata vuol dire che ti è venuta a trovare. Ciao Victoria. Ada dice, mi sento in colpa, sono arrabbiata, penso che potevo fare di più, però ho fatto tanto per lei, mi sento male. È sbagliato, Ada. È sbagliato perché non dobbiamo avere sensi di colpa, non possiamo impedire assolutamente il giorno in cui i nostri figli o i nostri genitori o i nostri fratelli e sorelle o un amico a cui vogliamo bene, cioè se ne va. Non possiamo impedire il giorno in cui tutto è stato deciso. Tu puoi fare anche i salti mortali, puoi impedire un tipo, un mezzo per cui se ne vanno, ma se si deve andare di là, si va, non c'è niente da fare. Non possiamo cambiare questo momento. Se continui ad essere arrabbiata, ad avere sensi di colpa, se non lavori su questa cosa, su te stessa, farai sempre fatica a sentirla, hai capito? Perciò devi un po' lasciare andare, proprio per comunicare con lei, per metterti in contatto, per sentirla, per dargli la possibilità di farsi sentire. Fino ad angelo, come si fa a mettersi in contatto con gli angeli? Bisogna parlargli. Allora, i nostri cari non sono angeli. Abbiamo un angelo, probabilmente potremmo averne anche altri. Secondo me ne abbiamo uno che ci guida, che ci salva, che ci aiuta. Parlare con loro, chiedere e ringraziare. Con le anime di luce, con i nostri cari, e possono farci anche da guida, facciamo la stessa cosa. Però io quando devo chiedere qualcosa lo chiedo al mio angelo, perché è lui che deve lavorare con me in questa vita. Irene dice, da quando il mio gigante buono è andato via, la cosa più bella che mi è capitata è averti conosciuta. Grazie Irene, grazie. Mi fa molto piacere sentire queste parole, ne ho bisogno anch'io, sai, perché ultimamente sono anche abbastanza attaccata. Non so per quale motivo, anzi lo so il motivo, perché è un periodo veramente di energie molto forti, perciò le energie diverse si scontrano. Dai, Bignè, sta buono, un altro che arriva. Bignè, questo è Bignè, Bignè, che è un rompiscatole. Dai, vai, spostati tanto. Scusate, ma ogni tanto ne arriva uno. Perciò hai capito? È un momento veramente importante nella vita, un momento di scontri. Non so se vi siete accorti che ci sono molte persone che sono arrabbiate, che attaccano, ci sono degli allontanamenti, a volte anche nelle amicizie molto forti, che durano da anni, ci si stacca in questo periodo, perché è un periodo veramente importante. Lasciate andare, non arrabbiatevi, lasciate andare. Lasciate che facciano le persone che sono cattive con voi o che si vogliono allontanare, devono essere allontanate. C'è una grande divisione, un grande cambiamento in questo periodo, sono anni che ne parlano. E a volte si sta male perché quando si è sensibili, quando non si fa del male a nessuno, ci si rimane male e si sta male. Però non bisogna farlo, lasciamo andare ogni cosa. Chi ci offende sta male, ha dei grossi problemi ed ha un'energia molto diversa da noi. Perciò eliminiamoli, lasciamoli andare. Roberta dice: Ciao Susi Galesi, non vedo l'ora di rivederti. Tutto quello che mi hanno detto i miei cari attraverso te si è verificato. Grazie per quello che fai. Sì, lo so, Roberta, quello che dicono loro si verifica sempre. A volte è difficile capirlo subito, a volte non è tutto chiaro, ma non è che ci leggono il futuro, ci danno delle prove che esistono. Il fatto che quello che dicono si avveri è perché ci dicono siamo qui, non abbiate paura, siate tranquilli, che noi vi aiutiamo, noi ci siamo. Katia dice, Susi sei un'anima meravigliosa, non vedo l'ora di rivederti. Grazie Katia, ti ringrazio tanto. Nicole dice, io mi sento persa. No, tesoro, non devi sentirti persa. Ci sono sempre vicino a noi, sai, sono sempre molto vivi, sono molto presenti. Ultimamente ci sono delle fotografie che escono che sono spettacolari, ci sono dei visi precisi, perciò sono molto vicino a noi in questo periodo. Dobbiamo avvicinarci a loro perché si fanno sentire veramente molto bene. Silvi dice: Ciao, devo venire a trovarti, ti chiamo a giorni. Sì, Silvi, chiamami quando vuoi. Rosa dice: Mio nipote Antonio mi manca tanto, il suo papà piange morto dentro. Rosa, purtroppo quando perdiamo qualcuno che amiamo, soffriamo.
Guardate che io quando se n'è andata mia mamma 7 anni fa, nonostante io l'abbia vista subito, nonostante io sia in collegamento con loro in continuazione, io sono sempre canalizzata, ma sono stata malissimo perché il distacco fisico lo sentiamo. Io pianto tanto per mia mamma, per tanti altri motivi, per sentimenti che si sono accavallati, contrastati, ma io ho fatto quel Natale lì, l'ho fatto a casa da sola, non mi sono sentita nemmeno di andare da mio figlio, perciò è stata una cosa per me pesantissima, per tante altre cose. Eppure pensate che per farmi smettere di piangere, mia mamma, la vigilia di Natale, vedete quel sole dietro, attaccato sopra al camino, è un sole molto vecchio che mi ha regalato una mia amica, ha questi raggi di legno molto sottili e lo specchio al centro. Io la vigilia di Natale piangevo tanto che continuavo a dire vorrei averti qui, vorrei dirti tante cose, le cose che diciamo ai nostri cari quando li perdiamo, quando se ne vanno, no? Quando li perdiamo, quando vanno a vita nuova, è giusto dire così. Quel sole da là mi è saltato davanti, perciò vuol dire che ha fatto 2 metri di salto davanti al divano senza rompersi. Ho la corda attaccata con il chiodo attaccato, perciò pensate cosa fanno. Da lì ho detto: va bene, mamma, non piango più. Poi io pianto lo stesso, ma non in quel modo, non così da disperata, non da chiedere scusa, non da chiedere tante cose che avrei voluto dirgli. Perciò dobbiamo imparare a lasciare andare, a trasformare il dolore. Il dolore va trasformato e metabolizzato e ci vuole tempo. Ciao Antonella. Nicole dice: parlo con gli angeli spesso per aiutarmi, sono contenta di sapere che loro stanno bene di là, anche le mie bimbe pelose, assolutamente. Io ho perso tanti animali, sai, se ne sono andati di là tanti gatti perché io ho il mio cane e tanti gatti perché io salvo, sì, raccolgo gatti ammalati, perciò sai, alcuni durano anni, altri ne durano molto meno, me ne sono morti veramente tanti, li ho aiutati ad andare di là, tanti, però si fanno sempre sentire. E ultimamente mi è successo che vedo molto i gatti in forma materiale. L'altro giorno avevo Ariel che mi sono girato e ho detto: ma Ariel, cioè, non sapevo se era viva o se era morta, perché l'ho proprio vista seduta sulla sedia, materiale, com'era materiale. Ultimamente i gatti si fanno vedere molto bene in questo modo. Buonasera Maria Luisa. Francesca dice: come posso fare ad avere contatti con mia figlia? Mi puoi aiutare? Possiamo collegarcela? No, Francesca, te l'ho appena detto, non faccio contatti online, io faccio contatti solo in presenza. E ho spiegato anche il perché. Perché a parte che il contatto è molto più bello, a parte che sono qua, perciò li senti, c'è un collegamento diverso. E poi non potrei perché ho gente tutti i giorni. E se dovessi fare anche i contatti online, cioè non avrei più nemmeno le ore di sonno per dormire, già dormo poco, mi mancherebbero anche quella. E poi non lo trovo rispettoso nei loro confronti. Poi sai, ognuno la pensa a modo suo, ci sono delle medium che fanno dei contatti a distanza, non so chi, ma ci sono. Ciao Franca, come stai? Ciao Franca. Carlita, ciao. Bella compagnia dei tuoi gatti, ci siete domenica a Desenzano? Ci siamo tutti, ci siete anche voi? Irene dice: sì, l'ho detto nel penultimo messaggio. Mariella dice: quanta verità nelle tue parole, lasciare andare per proteggere il nostro equilibrio. Sì, guarda, io credo che io ci ho messo tanti anni per parlare. Cioè, fate conto che io da bambina, da piccola, sono io che sono cresciuta in questo modo. Ho avuto molto più difficoltà a essere terrena che essere spirituale, diciamo così. Ma ho sempre ascoltato quello che mi dicevano e ho cominciato a parlare quando ero sicura di quello che dicevo, perché è un argomento talmente semplice, ma è molto delicato. Perciò a volte basta poco per far capire il contrario alle persone. E io sono sicura che la loro parola è quella giusta. Io non credo tanto alla parola umana, cioè ci sono delle cose che sono studiate per l'amor di Dio, ci sono persone che sono serissime, però io la semplicità in cui loro mi hanno spiegato come funziona, per me è il massimo, è la cosa più
Vera che ci possa essere. Stefania dice: Susi, ho sognato il mio compagno che mi diceva quando arrivi ti sposo. Ho già avvertito tutti. Beh, è un bellissimo sogno. Vuol dire che secondo me io la vedo così, che comunque avrete un'altra vita insieme, la compagni. Io la vedo in questo modo. Sì, Irene, c'è un grande radicale cambiamento. Silvi dice: anche io, Susi, da quando ti ho conosciuta mi è cambiata la vita, sei una certezza di sopravvivenza. Ma grazie, ma come siete carine stasera, ce n'avevo proprio bisogno. Ne avevo proprio bisogno, grazie. Buonasera, Vincenza. Daniela dice: mi trasmetti fiducia e positività, sei un'anima bella, grazie per la tua presenza e condivisione. Grazie a te per le belle parole. Ma guarda, dietro le mie parole c'è sempre la parola di qualcun altro, di più forte, di più importante, di più alto, di più dolce, di più amorevole. Rele dice: anch'io ti dico sempre che da quando Davide se n'è andato, solo per merito tu trovo la forza di continuare a vivere. Ti ringrazio di esserci sempre, sei una bellissima anima. È anche merito tuo, Adele, perché io leggo nei tuoi occhi sempre la sofferenza che hai, però fai di tutto per far sì che tu ti possa avvicinare a tuo figlio, capisci sempre benissimo i messaggi perché cogli tutte le piccole sfumature che Davide ti regala, perciò il merito è anche tuo e di Franco e della Lisa. Siete tre anime meravigliose e io vi voglio molto bene. Ciao Antonella. Grazie a te, Rosa. Caterina dice: è vero che loro sono impegnati dove si trovano? Assolutamente sì, fanno tante cose, ci stanno molto dietro perché noi abbiamo bisogno di guide, abbiamo bisogno di essere a volte bloccati, fermati, condotti verso una via migliore, perciò hanno tanto da fare con noi. Poi penso che abbiano dei compiti anche loro dall'altra parte, hanno un'evoluzione che si sviluppa anche dall'altra parte. Poi non ti so dire di preciso, sicuramente non sono cose terrene, hanno dei lavori e dei compiti diversi da quelli che abbiamo qua in vita, però è veramente, hanno tanto da fare, soprattutto con noi perché noi diamo da fare. Ciao Grazia, ricevo in provincia di Piacenza, a casa mia. Ciao Giusi, ciao mammina. Anna dice: scusa, ma alcuni dei nostri cari ci vengono a trovare subito dopo la loro partenza ed altri non li vediamo più neanche in sogno, spariti, eppure in vita eravamo tanti vicini. Poi... Allora, quando li vediamo o non li vediamo dipende solo da noi, Anna, perché loro si fanno vedere e sentire sempre. A volte, lo dicevo anche prima, il dolore, il fatto che ci manchino tanto, ha qualche senso di colpa che abbiamo nei loro confronti, ci chiude i canali, ma... siamo sempre noi che non lasciamo le porte aperte. Loro entrano in ogni porta, però se noi le teniamo chiuse non riusciamo a vederli o sentirli. A loro non c'è differenza, le anime di là sono tutte uguali. Ci può venire a trovare anche un'anima che non abbiamo conosciuto o abbiamo incontrato per 5 minuti o che ci fa da guida perché il suo compito è di farci da guida. Nicola dice: di Desenzano del Garda, vicino alle mie zone, ma ora vivo in Sicilia. Sì, a Desenzano del Garda. Ivana dice: sentire la tua voce infonde pace, amore, grazie, grazie a te. Ah, mi spiace Carlita che non c'erano anche tutti gli altri ragazzi. Ci vediamo la prossima volta, ci vediamo a Verona. Angela dice: vero Susi, grande cambiamento, molti allontanamenti ingiustificati, tanta rabbia e cattiveria. Meglio lasciarli andare, per fortuna ci sono loro i cuori che mancano, ma mandano il vero amore incondizionato, non ci lasciano mai, è verissimo. Francesca, buonasera carissima Susi, sei unica in tutto, ascoltarti ci dà una pace interiore enorme. Grazie Francesca, ti mando un bacione. Ilenia, la mia mamma è scomparsa all'improvviso, un dolore che non pensavo di provare così presto. Lei non mi lascia, la sento sempre vicina e l'amo sempre di più. Spero sia con sorella gemella. Grazie per esserci, Susi, siete i nostri angeli. Brava, Lenia, bravissima, è vero, la tua mamma ti è sempre vicina. Silvia, a luglio con il penultimo contatto non avevo capito che era l'uomo della Lambretta, poi l'ultima volta ho
ottobre si è ripresentato sempre con la labbretta, quindi voleva a tutti i costi farmi sapere che era mio zio, che poi non avevamo un gran rapporto. Fantastico. Bene, sono contenta, Silvi. Guarda, bisogna avere pazienza. A volte ci sorprendono proprio per quello. Spero che bevo un attimo perché ho la gola. Asciutta. Emiliana dice: Salve, da quando sono piccola vivo strani fenomeni. Ho visto sagome intorno al mio letto. Quando sono stata operata di appendicite, sono stata afferrata al sopraggiungere di un camion. Poi, aspetta, poi ho avuto. Poi ho avuto un grave incidente. Dopo qualche giorno ho visto un abito di rado bianco, un abito di raso sarà bianco e azzurro con gli otto chi era. Poi ho visto immagini sfuggenti colorate dal mio campo visivo mentre stava morendo mia zia a casa con me. Poi da piccola era sonnambula. Da quando ho perso le mie care ziette, i miei adorati genitori, li vedo continuamente in sogno. Quasi ogni sera si alternano per il dolore, per continuare a vivere. Prendo gli antidepressivi, solo che non capisco se sono predisposta a questo già da prima, è frutto della mia fantasia. Comunque ci sto male perché se mi si è appena visti, poi mi sveglio e la realtà fa tanto male, parole, lacrime, urla. Ma cosa sono io? Perché a volte confondo la realtà con i sogni. No, non sei pronta, perché se stai così vuol dire che non sei pronta, proprio per niente. Il fatto di essere collegati e comunicare con loro fa stare solamente bene e non ci sono tutte queste cose che vedi tu. Io non so spiegarti cos'è, però sicuramente non è un collegamento con l'altro mondo. Deli dice: anche noi ti vogliamo tanto bene. Mariella, Susi, amore è la più potente medicina, stai tossendo di meno nonostante tutte le risposte che dai. Assolutamente sì, Mariella, assolutamente sì. Guarda, sto prendendo anche, ti dico, delle gocce omeopatiche. Io uso molto le cose naturali, però sto veramente meglio. E poi, guarda, ti dico che mi sono fermata 3 giorni che avevo 39,5 di febbre, con un raffreddore e una tosse che non ti dico, e poi ero completamente senza voce. Sono riuscita comunque a fare i contatti lo stesso, che non so come ho fatto, perché non respiravo neanche. Eppure, vedi, il cielo aiuta. Ciao Isabel. Anna dice: grazie, proverò ad aprirmi di più. Guarda, cerca di portarti un po' di serenità. Chiedi aiuto anche a loro, parla, gli vedrai che ti aiutano, sai, aiutano veramente tanto. Ci vuole pazienza e tempo. Però, guarda, se lasci andare alcune cose, credimi, pian pianino ci si riesce. Pina dice: vorrei tanto avere un contatto con mio papà. Io non do contatti in diretta, mi dispiace. Buonasera, Isabel. Ciao, Sole. Che bello il nome Sole. Ah, Daniela dice: mi auguro che i genitori. Ma stanno tutti bene di là. Stanno tutti bene, anche se non bisogna andarci prima, anche se non bisogna dire voglio andare di là perché si sta meglio, no, perché noi abbiamo dei compiti molto importanti da fare su questa terra ed è importante che stiamo qui e andiamo avanti. Ciao Nicoletta, ciao Gina. Ciao Nicoletta. Ah no, sono sempre. Daniela dice: ciao, se mi farebbe piacere conoscerti di persona, come posso contattarti per conoscere il tuo indirizzo? Abito a Roma, ma vengo spesso in Romagna, grazie. Mi contatti in privato, Daniela, ti do il mio numero. Non lo metto pubblico perché cioè, darei veramente i numeri. Adele dice: ne so qualcosa dei contatti senza voce, hai voluto farlo ugualmente per darmi i messaggi di Davide. Sì, ho fatto molta fatica, Adele, tu lo sai perché sei venuta. Ci siamo viste, sì, ho fatto veramente fatica, però ce l'ho fatta lo stesso, avevo talmente tanti appuntamenti. Grazie a te, Daniela. Non so che ore sono. Ah, abbiamo ancora un quarto d'ora. Cioè, se volete chiedere qualcosa, parlare di qualcos'altro. Se avete qualche domanda.
Stavo parlando prima di queste foto che escono, ci sono dei visi che sono perfetti, perché ci stiamo, siamo proprio vicini. Nunzia, ho detto appena adesso che non do messaggi a distanza, non faccio contatti in diretta, non li faccio, cioè li faccio solo di persona. Sicuramente sta bene, stanno tutti bene dall'altra parte. Anche chi è stato in coma, che ha visto, grazie Pina, chi ha visto la nostra casa perché era in coma, poi è ritornato. Lo dicono tutti che c'è una sensazione di pace appena si oltrepassa questo gradino, quando l'anima si stacca dal corpo, che è già preparata comunque, è già preparata l'anima ad andare di là, lo sa già che deve andare. Ed è una cosa dolcissima, il trapasso è dolcissimo, è una sensazione meravigliosa. Io che sono stata dall'altra parte, non sono morta, mi ci ha portato mio padre, è una sensazione che non si può descrivere, non si può assolutamente descrivere. È una forma d'amore che non saprei spiegarla, però è qualcosa di inaspettato, è qualcosa che ricordiamo al momento in cui l'anima va di là, lo ricordiamo in quel momento. Mi è capitato diverse volte anche di sentire degli anziani, io che lavoravo nelle case di riposo, di sentire degli anziani che al momento del trapasso, ne ho visti tanti che se ne sono andati, no? Al momento del trapasso vedevano i loro cari. Ci vengono a prendere, ci accolgono, non dobbiamo aver paura della morte. Cioè, dobbiamo amare questa vita, ma non dobbiamo avere paura della morte. Tanto poi ritorniamo, possiamo rivederci, possiamo rincontrarci, possiamo fare tante altre cose. Io ho ancora tante cose da fare. Allora, Caterina, io li vedo fisicamente, però in un modo etereo come sono. Però quando faccio i contatti, se io ti dicessi vedo una luce o vedo un'ombra bianca, possiamo sapere chi è, devono darci dei particolari fisici. Io li vedo anche fisicamente, si fanno vedere come erano fisicamente per darci prova che sono loro, per farci capire chi sono. A volte danno solo la fisicità dei particolari fisici e non mi danno il nome di altri, della famiglia o di nomi che si incontrano nel futuro. Però riesco a descrivere le persone, io li vedo, li sento. Però sono eterei, cioè sono una forma fisica eterea, ecco, cioè se posso descriverli così. Anche se non c'è più il corpo, no? A volte mi è capitato che dei bambini se ne andassero per dire sui 5-6 anni e metti che 5 anni fa un piccolo sia morto a 5 anni. Lo vedo, si fa vedere che ne ha 10 adesso per far capire che comunque ha continuato la sua vita, è cresciuto ed è arrivato a quest'età. Non so se mi sono spiegata bene, forse ho fatto un po' di casino, però per dire, invece di dire vedo un bambino di 4-5 anni, ecco, vedo un ragazzino che ne ha 10, no? Allora poi dice no, la mamma semmai dice mio figlio era più piccolo. E ci dicono quanti anni avrebbe adesso, no? Infatti dice avrebbe 10 anni, perciò si fa vedere nel modo in cui adesso vuole farsi vedere. È un particolare che dà per dirti sono io, cioè non c'è niente di particolare. Fabiola dice ho segnato mia madre, mi ha detto che quando sarà il mio momento verrà lei a prendermi. Certo, ci vengono anche a prendere, ci accolgono, ci accompagnano. A me è capitato io non vado mai ai funerali, ma i pochi funerali a cui sono andato, a cui andrò, sono delle feste, ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente tanti. Io rido ai funerali perché fanno delle feste, fanno degli scherzi, accolgono la persona che se ne va, anche la persona che se ne va è lì e festeggia. Cioè, è un mondo meraviglioso perché poi è una festa continua. Accolgono a casa le persone che se ne vanno, perché poi la nostra casa è dall'altra parte, qui siamo in vacanza. Silvi dice: è un momento di divisione, intendi del bene e del male.
Hanno visto di lasciare le persone che si allontanano, a me sta capitando, sono io che mi sto allontanando. Sì, sto dicendo proprio è una guerra tra il bene e il male, ma ti spiego anche il perché, cioè non pensate a delle cose tipo Apocalisse, queste cose qui, perché ci sono delle energie talmente diverse, poi comunque le due dimensioni si stanno avvicinando, loro si sono abbassate e noi ci stiamo alzando, perciò ci avviciniamo a un'energia molto pura. Le persone che sono abituate e che sono vicine a questa energia pura avranno dei grossi scontri con queste energie che sono cattive, chiamiamole cattive, ma in realtà cioè non sono cattive, ma sono molto diverse. Di conseguenza si forma questa guerra, no? Di energie, questi scontri che è cattiveria. Poi alla fine noi come umani la vediamo come cattiveria, ma in realtà è questo forte cambiamento, questo scambio, questo scontro, scusate, di energia che c'è. Per quello che dico, lasciamo andare, non bisogna reagire a certe situazioni. Lasciamo andare, un bel sorriso e si lascia andare, si fa fatica perché si sente non tanto la parola della persona, ma si sente quello che viene trasmesso dalla parola della persona. Nicoletta dice: ho sognato che stavo in una stanza con dei defunti, erano tanti, che ti stanno vicino in tanti, Nico, va benissimo. Giusy dice: ciao cara, tu non conoscevi mio figlio, nel contatto che mi hai fatto mi hai detto di vedere mio figlio, me lo hai descritto in tutta la sua bellezza di com'era, grazie Giusy, grazie a te Giusy. Allora ragazzi, faccio quasi più voce. Fatemi le domande. Gina dice: Susi, ma quando i nostri cari vanno nell'oltre la loro età si ferma come quando se ne sono andati oppure passano gli anni anche per loro? Sarà una domanda stupida, ma no, non è una domanda stupida, Gina. No, però per loro il tempo non passa. L'anima non ha corpo, non invecchia. L'anima acquista esperienza, ma non invecchia mai. A volte li vediamo molto più giovani di come quando se n'erano andati. Si fanno vedere un po' come vogliono. Mariella dice: una persona spiritualista non può star bene o trovare comprensione presso una persona. No, non è mica vero, Mariella. Una persona spirituale sta sempre bene a confronto di una persona materiale, non è vero. Ti può dar fastidio l'energia di questa della persona materiale, ma una persona che è spirituale sta sempre bene, cioè niente la colpisce, niente la coglie su questo fatto. Sicuramente c'è questo scontro ed è infastidita da queste energie, no? Da queste persone che hanno un'energia molto diversa, però no, è la persona materiale che non sta bene, non quella spirituale, quella spirituale sta bene. Pina D'Angelo dice: anche in famiglia si possono, assolutamente sì, Pina, non c'entra niente. Assolutamente sì, possiamo avere delle energie molto diverse proprio anche in famiglia. Silvi dice: vedo continuamente i numeri 2244, quelli doppi, ultimamente quasi tutti i giorni ho le targhe e l'orologio quando parlo con gli angeli. E sono messaggi degli angeli, gli angeli danno messaggi attraverso i numeri. Gli angeli lo fanno spesso attraverso i numeri. Hanno messaggi in tutti i modi, nascondono le cose, te le fanno ritrovare, dei rumori di notte si sentono di quei botti in casa mia che sembra che caschino giù i mobili, poi invece non è caduto niente. I gatti che giocano a tutt'andare con gli altri gatti. Ciao Adele, buonanotte, grazie. E perciò è molto, sono molto vivi, sono molto materiali, ci fanno star bene, cioè avere queste parole con loro, questi modi di fare, anche se a volte non li vediamo. Sì, sono un po' ancora raffreddata, ancora, ma sto meglio adesso. Gina, sono ancora un po' intasata, però vado meglio. È passato, ho avuto un'influenza molto pesante. È 3 giorni di febbre, sono 2 settimane. Mariella dice: nel senso che io preferisco lasciare andare e non dare neppure spiegazioni. Sì, assolutamente sì. Allora vedi che tu sei spirituale e stai meglio, è quello che intendevo. Ciao Valentina, ciao Maria.
Anna dice: mio nipote guarda sempre con attenzione sul soffitto e sorride a un anno perché i bambini vedono e sentono, hanno l'anima pulita, hanno l'anima ancora pura. Perciò arriviamo qui che la nostra anima è aperta, non è collegata, è in equilibrio. Perciò tutti i bambini vedono. Laura dice: ci consigli qualche libro per approfondire l'argomento spiritualità oppure per approfondire meglio semplicemente la preghiera? Allora Laura, guarda, io non posso consigliarti la preghiera perché non prego, non mi viene da pregare. Io parlo tanto, ringrazio tanto, gli dico che gli voglio bene, parlo molto con loro con il cuore. Di libri non te lo so dire perché io non ne sto leggendo, perciò sono l'ultima persona che ti può consigliare. Caterina dice: loro i botti che sentono negli armadi di notte sono loro? Assolutamente sì. Assolutamente sì. È capitato anche a me forti rumori nei muri di casa, ma così forti da far paura. Poi in un tuo contatto mia zia mi dice infatti che si faceva sentire con forti rumori tra le mura di casa. Sì. Si fanno sentire, fanno dei botti che sembrano incredibili, eh. Silvi dice: devo portare una persona a te, sento che suo padre deve parlargli. E guarda caso ho aperto Facebook, c'eri tu, un po' di giorni che ci penso. E portalo, Silvia, c'è problema. Probabilmente non è suo padre che deve dirgli qualcosa, lei che ha bisogno di sentire suo padre. Rachele dice: buonanotte, buonanotte. Maria Laura dice: scusi, ma è possibile che ci faccia vedere oltre che Silvia? Beh, io li vedo da una vita, li vedo da quando sono piccola. Ci fa vedere, sì. Io li ho sempre visti, perciò è possibile, sì, che ci faccia vedere. Patrizia dice: ma nell'oltre ci sono vari livelli in base allo stato di consapevolezza o saremo tutti insieme indipendentemente, quindi incontreremo il nostro karma anche se non erano spirituali? Grazie, sì. Secondo me sì, Patrizia, secondo me andiamo tutti nello stesso posto e ci incontriamo tutti. Poi chi sarà meno evoluto, chi più evoluto, chi avrà più compiti, chi ne avrà meno, però andiamo tutti insieme. Io li ho sempre visti tutti insieme. Giuseppina dice: il mio barboncino guarda il muro della parete della cucina e abbaia continuamente. Assolutamente sì, può essere che veda un'anima, loro li vedono. Anna dice: anche un improvviso calore sul mento mentre meditavo, può essere una loro. Assolutamente sì, Anna. Si fanno sentire in tanti modi. Ragazze, vi saluto perché non ho più di voce. Scusatemi, ma sarei andata avanti ancora, ma non ce la faccio più. Sì, suonano anche le sveglie, Laura, assolutamente. Fanno suonare anche i giochi dei bambini. Fanno di tutto e di più. Vi saluto, vi do la buonanotte, vi ringrazio, ringrazio Anna e Enrico sempre per questa possibilità, per stare insieme e ci vediamo ancora su Focus il 22 dicembre, sempre alle 21:30. Vi abbraccio e grazie per essere stati qua, grazie per la pazienza, grazie per le vostre parole, grazie per le vostre domande. Buonanotte, buonanotte a voi. Aspetta, una ripresa fai bene? Grazie, grazie, grazie mille. Buonanotte, ciao.